La situazione delle autoscuole a Modica e in provincia, e così come in tutta Italia, rivede le autoscuole riaperte dal 20 maggio. La didattica ci è consentita seguendo delle scrupolose indicazioni dalle linee guida che il DPCM ci ha imposto, dall'utilizzo delle mascherine alla sanificazione delle mani, all'utilizzo dei guanti sia per le lezioni di teoria che di guida. A prescindere da questo, ci ha anche ridotto la capienza dell'aula, vista l'imposizione dei 3 metri quadrati e del metro di distanza tra un posto e l'altro. Per quanto riguarda gli esami, invece, dal 12 giugno la nostra motorizzazione in provincia di Ragusa, ci ha consentito di riprendere le attività, appunto, degli esami attraverso la programmazione di esami inizialmente di patenti AM e A. Questo perché consentirà gradualmente di poter arrivare a fare anche gli esami di patenti B, che sono quegli esami dove la distanza e il distanziamento sociale è meno possibile da ottenere. Per quanto riguarda gli esami quiz, questi ripartiranno dopo la metà di giugno. Aspettiamo le modifiche che la motorizzazione sta portando nell'aula per venire incontro a quelle che sono le linee guida, appunto, che anche a loro sono state imposte, per cui ci sarà un percorso di entrata e un percorso di uscita. A prescindere da questo, le linee guida per quanto riguarda gli esami e quiz prevedono che la prima parte dell'esame, dove era messo in conto un tempo per l'autoistruzione, verrà invece espletata presso le autoscuole o autonomamente registrandosi o comunque collegandosi al sito del Ministero, il portale dell'automobilista. Invece gli esiti degli esami verranno comunicati il giorno successivo, questo proprio per evitare l'assembramento o comunque la permanenza delle persone all'interno dell'aula per tempi prolungati. L'esame di guida delle patenti B invece verrà ripristinato e programmato sicuramente dai primi di luglio in poi. Per quanto riguarda questi esami, abbiamo appreso dai giornali o comunque da dei comunicati stampa che c'erano comunque delle idee abbastanza anche fantasiose in merito agli esami. Tante proposte, alla fine l'esame è rimasto uguale e si è solo venuto incontro a quella che era l'esigenza proposta dal Comitato Tecnico Scientifico che ha accompagnato in questo periodo il governo italiano. In particolare, i tre occupanti del veicolo durante l'esame di guida, ovvero dell'allievo, l'istruttore e l'esaminatore, non dovrebbero rimanere più di un quarto d'ora all'interno del veicolo, che non vuol dire che l'esame durerà un quarto d'ora, ma che dopo un quarto d'ora verrà espletata quella che precedentemente negli esami, quando c'era tutto nella normalità, veniva chiamata la fase 1, cioè ovvero la verifica di liquidi, di situazioni inerenti alla manutenzione del veicolo, e quindi questo permetterebbe di spezzare la permanenza prolungata all'interno del veicolo, la reazione del veicolo stesso, e poi si riprende per completare con le manovre dell'esame.